mensile con gli interminabili. Allora, ragazze, io devo fare un attimo una premessa. Quest'idea di questo video mi gusta molto per tanti motivi. Motivo number one è perché sto realmente buttando fuori cose che non utilizzavo da secoli, cose che sarebbero sicuramente rimaste nel dimenticatoio, cose che uso, consumo e ciaone, quindi già questo è un passo avanti. Un altro passo avanti che ho fatto grazie a questo video, vi faccio vedere la solita vaschettina. Un altro passo avanti che ho fatto, che mi sono resa conto che sto facendo grazie a questo video mensile, è il fatto appunto di dover fare un video mensile, nel senso che mi dà la spinta per usarli realmente, perché poi io a fine mese devo darvi resoconto e quindi sono più attiva nell'uso. Ovviamente uso anche altre cose, però comunque c'è sempre molto che prendo da questa vaschetta. Poi c'è anche il fatto che, come voi sapete, io non sono super costante su YouTube, sono molto costante su Instagram, ma su YouTube un po' meno. E questo insieme ai top e flop, che però non riesco a fare tutti i mesi perché non ho top e flop tutti i mesi, e il video dei prodotti finiti, scusatemi, e il video dei prodotti finiti che neanche riesco a fare tutti i mesi, ma quello o perché mi slitta o perché ho troppe poche cose. In questo caso quello non lo faccio da marzo, quindi ho un bustone, quindi a breve preparatevi. Vedo se riesco a fare i finiti di giugno, che poi in realtà sono giugno, maggio e forse anche aprile. Ma finite queste premesse, c'è l'ultimo punto per cui questa tipologia di video mi sta aiutando tanto, e per questo io veramente invito tante di voi a fare questa cosa. Ovviamente chi non ha YouTube non è che dice: vabbè, io non c'ho il canale, non lo faccio. No, nel senso che anche nella vita, cioè nel vostro quotidiano, anche se voi non dovete fare il video su YouTube, quindi non vi può aiutare ad essere costante su YouTube come me, ma vi può comunque aiutare a terminare delle cose e a fare un decluttering reale di make-up, perché diciamocela tutta, avere l'accumulo compulsivo di make-up, ormai diciamolo, è fondamentalmente questo. Avere questo accumulo compulsivo di make-up ti porta anche ad avere difficoltà a dare via le cose. No, vabbè, ma io prima o poi lo userò. No, ma questo mi piace. Allora, io su questo io no, perché io regalo tante cose, quindi su questo a me no. Però sul fatto di usarle sì, e questo vi può aiutare anche all'ultimo punto per cui mi ha aiutato tanto, o meglio, mi sta iniziando ad aiutare, ovvero a limitare ulteriormente gli acquisti di make-up. Perché, come voi sapete che mi seguite ormai da boh, anni, non so da quanto sono su YouTube, sicuramente più di un anno, voi sapete che io avevo questa grande forza accumulatrice che era in me. Sono riuscita a eliminare l'acquisto dei rossetti, eliminare non del tutto, ma di più del 50% di quanto ne compravo prima, ciaone. Non compro un rossetto MAC, voi sapete quanti rossetti MAC ho? Non compro un rossetto MAC da quanto tempo che non vi faccio vedere un rossetto MAC nuovo comprato? Un anno? Quindi ma questo video secondo me diventerà lunghissimo, dopo dovrò sbrigarmi. Ma mi ha fatto rendere conto, vado al sunto, mi ha fatto rendere conto che il mio acquisto compulsivo, anche di tante tante altre cose, deve assolutamente limitarsi. Io prima acquistavo palette di tutti i brand, Sleek ne ho tantissime, come ben sapete vi sto facendo contest e le sto regalando, a breve un nuovo contest. Compravo le palettine della Essence, tutte quelle che uscivano, compravo le limited edition, le limited edition di Essence e di Catrice, tutte le palette che uscivano. Alla fine ti piace il fatto di averla, ti piace il fatto di comprarla in limited edition, è mia, sarà buona, non sarà buona, non so, proverò, ma ora è mia. Ti piace il packaging, perché poi, cioè, te le infiocchettano sempre gli stessi colori, in ogni modo. Io questo mi sto rendendo conto, tantissimi colori, tutti gli stessi colori. Di conseguenza,
questo mi sta aiutando, nel senso che non sto più comprando palette Essence, non sto più comprando palette Sleek, non sto più, comprando palette Catrice, non sto più comprando palette di altri brand. Sono comunque rimasta vittima delle palette, perché continuo a comprare Urban Decay, continuo a comprare Too Faced, ma quelle mi piacciono esteticamente, mi piace collezionarle, mi piacciono e quindi le comprerò sempre. Infatti a breve un nuovo video make up in cui vi farò vedere delle palette comprate. Però diciamo che sono riuscita a a trattenermi. Adesso quando vado in un negozio, se prima compravo, uscivano 10 rossetti di quel brand, io li compravo tutti e 10, adesso al massimo insomma ne compro di meno. Ultimamente non ne sto comprando. Questo per dirvi che quando vedrete un mio video haul, a breve io ho dei video haul, ho comprato make up, quindi non pensate che io abbia smesso, ma ho ridotto tanto, ho ridotto veramente tanto. A breve vedrete un video di MULAC in cui ho comprato altre tinte, quindi non è che dice vabbè tu ti contraddici. Continuo a comprare, ma molto meno di quanto, si dice molto meno, comunque meno di quanto compravo prima, insomma. Va bene, 6 minuti di bibione, vi siete dovuti sorbire, adesso passiamo al video. Quindi appena vi vedrete, ribadisco, appena vedrete prossimamente vari video di make up comprato, non dite ma come tu negli interminabili ci hai detto, mi sto limitando tantissimo, quello che vedrete è nulla in confronto a quello che compravo prima, e quindi per me è un grande traguardo. Poi vi avviso, appena prima o poi saranno disponibili i rossetti di Clio Makeup sul sito, ho intenzione di comprarli, quindi vi avviso già, perché comunque è un brand che non ho e voglio provare. Poi una parte sono nickel tested, quindi evviva, basta, vediamo il video. Allora, gli interminabili, rientro nella, aspettate adesso rientro nella, ciao ragazze. Vabbè, oggi sono proprio più pagliaccio del solito. Interminabili, cominciamo dall'ultima palette che ho inserito in questo giro infernale di consumamientos, ed è la palette di Catrice. Questa era Arts Collection, una, se non sbaglio ve l'ho messa in un contest, non so se quello che uscirà ora o quello che uscirà prossimamente, ne ho 3 già pronti, quindi ragazze, insomma, sbrighiamoci. Veniamo a noi. Allora, questa palette era composta, non l'ho pulita prima di farlo, vabbè il video, ragazze, perdonate, ora cadrà tutto la polverina a terra. Perché comincio da questa? Perché questa l'ho usata tanto. Allora, veniamo a noi. Oggi sono finalmente, forse ho capito come mettere le luci, fatemi sapere. Quindi i colori sono estremamente veritieri, tranne questi due che in realtà sono un po' più scuri del normale. Che cosa ho utilizzato? Ho utilizzato tantissimo questo ombretto, non si vede, a volte ve li faccio vedere anche su nelle IG stories, vediamo se mette a fuoco, non mette a fuoco, perché ultimamente non mette a fuoco. Va bene, comunque non si vede ragazze, ma ho utilizzato tantissimo questo. No, questo, scusate, mi ho utilizzato tantissimo questo e ne sono contenta. Ovvero, sono contenta di averlo utilizzato tantissimo, ma non sono contenta dell'ombretto. Questo ombretto, però, io l'ho in quest'ultimo mese l'ho utilizzato senza primer, perché come ben sapete io sono in perenne ritardo, quindi non ho avuto nessun giorno a disposizione per mettere il primer, neanche oggi l'ho messo, quindi vi ho detto tutto che è domenica, non so quando vedrete questo video, ma neanche oggi l'ho messo. Comunque, non mi piace. Non mi piace perché non si stende bene, almeno proverò il mese prossimo senza primer. Col primer, quindi può darsi il mese prossimo mi piacerà, o almeno da domani ci proverò in qualche modo. Comunque non mi piace perché non si stende bene, perché si stende a chiazze, a macchie, perché per dare veramente l'uso che dovrebbe dare un ombretto chiaro, quindi che ti uniforma e che ti prepara l'occhio agli altri colori per la sfumatura, tutto questo non me lo dà, perché devo metterne tanto, devo stratificare, 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 alla fine tutto questo stratificamento non va bene, perché l'occhio oramai è pieno, poi cola, c'è un fallout, c'è fallout sicuramente, di conseguenza per ora non ci siamo. Altro colore, questo bianco a fianco lo sto utilizzando molto poco, ma lo sto utilizzando qui sotto, quando non metto questo.
e all'interno cioè non all'interno, nella parte più interna dell'occhio per dare un po' di luce, sempre quando riesco, perché la mattina fare tutto ciò non è facile. Poi ancora questi due colori, 1 e 2, li sto... si vedono da lontano? Sì, ok. Questi due colori li sto utilizzando insieme. Li sto utilizzando insieme perché da soli sono nulli. Insieme sono abbastanza, ma abbastanza comunque poco, cioè sono più del nulla. Perché? Perché anche questi... se io volessi utilizzarli da soli, cioè nel senso fare solo una leggera sfumatura, quindi un trucco molto nude, giusto un pochino qua di più scuro e via, sono da soli, non si vedono proprio. Insieme incominciano a vedersi, ma anche qui stratificare, 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 alla fine io mi trovo tutta questa zona piena di ombretto, infatti praticamente il viso lo trucco dopo gli occhi, perché devo ripulirmi totalmente. E quindi, insomma, ci vuole tanta roba. Ci vuole tanta roba, quindi stratifica, stratifica questo, stratifica, stratifica questi due, alla fine il mio occhio diventa estremamente polveroso. Considerando che io ho già una pelle molto secca, quindi tende ad essere... qualunque ombretto metto, tendo a dare quest'idea di polveroso, perché poi metto anche la cipria, quindi insomma, comunque ho una pelle secca che non presta bene a tutte queste stratificazioni, di conseguenza insomma dovremmo provarli meglio, ma per ora sono proprio no. Questo ombretto l'ho provato solo una volta, parecchi giorni fa, quindi non batteria, no, quindi non me la sento ancora di darvi un giudizio. E questo non l'ho ancora proprio provato, questo viola, quindi blush, il blush lo sto usando tantissimo ed è quello che ho su oggi. Ah, ovviamente, a proposito, io oggi sono truccata con tutti i prodotti degli Interminabili, tutti tranne il rossetto, tranne la tinta e tranne il contouring, è tutto Interminabili. Allora, la cipria l'ho utilizzata come illuminante, qui e qui, l'ho utilizzata a volte anche qui, perché non so perché, ma come cipria non mi ha convinto ancora, la riproverò come cipria, ma non mi sembra che faccia effetto cipria, insomma, non è questa, è il primo prodotto, e siamo già a 12 minuti, devo sbrigare. Allora, altra palettina, questa, i primi tre colori, non so se ve ne ho già parlato dell'ultimo, dei primi due sì, quindi non ve ne parlerò, i primi due sono questi, allora 1 e 2, che come ben potete vedere sono finiti, tutto finito, olè, sono finiti, quindi, aspettate, se no ci metto il dito, ecco, questo è finito, ve ne ho già parlato, questo è finito, ve ne ho già parlato, questo era praticamente quasi finito, sì, e ve ne ho già parlato, quindi non ve ne parlo più. Poi il verde siamo proprio fermi, fermissimi. E l'azzurro ed il blu invece li sto usando tanto. Li sto usando tanto e li sto usando tanto insieme. E anche questi, insomma, non hanno proprio questa grande stesura, però anche questi, ripeto, quest'ultimo mese zero primer, quindi devo, insomma, analizzarli meglio. E come li sto usando tutti questi colori, udite udite, la famosa matita di Kiko che mi faceva un'allergia pazzesca, questo è un periodo buono e non mi fa più allergia, di conseguenza ne sto un po' abusando, la sto mettendo tutti i giorni. Ci siamo? Due tacche. La sto mettendo quasi tutti i giorni, no, tutti i giorni no, l'ho messa per una settimana di fila però, e non mi ha dato problemi, ho approfittato, ragazze, perché a me piace tanto la matita all'interno dell'occhio, soprattutto mi piace tanto la matita colorata all'interno dell'occhio. Io poi ho un occhio, a volte si dice, con l'occhio scuro metti questi colori, con l'occhio azzurro metti questi colori, con l'occhio verde altri colori, io purtroppo ho un occhio molto particolare, io ho gli occhi azzurro, verde, grigi. Di conseguenza, se metto i colori per il verde, poi dopo 2 secondi sono azzurri e sta male. Se per il grigio non ho idea di come ci si trucchi con gli occhi grigi, fatto sta che io ho questi 3 colori che in base alla luce colpiscono e quindi mi cambia il colore dell'occhio, di conseguenza non lo so.
Comunque, forse in questo periodo era tanto grigio. Ci stavo benissimo, quindi l'ho usata proprio tanto. Vabbè, non ve la faccio vedere a Mina perché, cioè, una settimana di uso la Mina quanto si sarà consumata? Niente, cioè molto poco. Però comunque sono contenta perché mi sto truccando come mi piace, ovvero con la matita all'interno dell'occhio, e sono contenta perché la sto consumando e non mi sta dando problemi. Allora, io direi, siccome siamo già a 15 minuti, vi parlo solo di quelli che ho usato, così non vi trattengo tanto. Allora, altro prodotto usato, questo rossetto, di cui già vi ho parlato, è quasi finito, e vi ho già detto che mi piace tanto, mi piace il colore, mi piace la resa, mi piace tutto, se non sbaglio. E purtroppo era una limited edition. Io non capisco perché si siano da sole cambiate queste impostazioni. Vabbè, comunque, anche questo è andato. Allora, il gloss, vediamo cosa c'è. Ah, questo, il gloss di cui vi ho detto che mi piace tanto, sto continuando ad usarlo. Ovviamente non si vede nulla perché ancora non c'è neanche un po' di vuotino, ma ci potremo lavorare ancora. Poi ancora questo, ovviamente usando il rossetto, sto utilizzando anche questo e oramai, ragazze, sono troppo contenta, guardate qui, è quasi 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 finito, mettimi a fuoco malefica! La mia videochiamata oggi poi la chiamerò malefica, ma perché? Cos'hai che non ti gusta più? Ma è possibile che una videocamera cambi le impostazioni da sola? Cioè, ma com'è possibile? Ah, eccola qua, mi devo mettere il più vicino possibile. Comunque, yeah! Quasi finito. Ho la speranza di terminarlo entro il prossimo mese, quindi entro questo prossimo video, e di farvene quindi vedere già un altro iniziato, spero. Non l'ho aggiunto perché comunque non era proprio super straterminatissimo, cioè tipo arrivato qui e quindi non ve l'ho aggiunto. Poi sapevo che questo video sarebbe durato più del solito. Che altro sto usando? Allora, sto usando tantissimo, ce lo so anche oggi, questo prodotto per le sopracciglia, che però purtroppo non riesce a domare i miei boccoli, di conseguenza strabocciatissimo, non vedo l'ora di finirlo per usarne un altro perché ne ho tanti di questi tipi di prodotti e quindi non vedo l'ora. Poi ancora la matita, la mini matita, se vi ricordate il mese scorso, che è uscita all'interno della palette di Catrice ed era quindi già mini, non ci emozioniamo. L'ho temperata una sola volta, però, cioè ragazze, manca davvero poco anche per questa. Qui devo spendere veramente un minuto per questa matita. Allora ragazze, per me è stata una fortuna trovare questa matita all'interno di questa palette. Perché è stata una fortuna? Ecco, sono a fuoco. Perché è stata una fortuna? Perché io, da quando ho iniziato a truccarmi, da ragazzina, cioè da piccola, da anni che mi trucco, io non ho mai usato l'eyeliner, io ho sempre usato la matita nera. Io ho anche lavorato in una profumeria, quindi ho sempre usato la matita nera. Usavo la matita nera, la sfumavo, oppure la mettevo semplice così come ce l'ho ora. Da quando ho iniziato a utilizzare l'eyeliner, io avevo completamente dimenticato, uno, quanto mi piacesse l'effetto un po' più forse naturale sull'occhio della matita nera. Due, quanto mi piacesse utilizzare, ma sto dicendo giusto il verbo, vabbè, quanto mi piace utilizzarla la matita nera. E sono contentissima perché da quando vedo tutto a coso, ma perché faccio questi fatti mentre registro? Vabbè, comunque ragazzi, sono troppo contenta di questo, cioè di aver scoperto, riscoperto l'uso della matita nera. E secondo me, purtroppo ho tantissimi eyeliner da provare a consumare, però secondo me quasi quasi io la matita nera non la lascio più e basta. Allora, per tutto il resto, panoramica velocissima perché vedo che siamo a 19 minuti, quindi insomma ce la posso fare, di solito la mia media è 20 minuti di video. Allora, panoramica velocissima, questo mi sa che andrà a finire male, ho usato una volta e si sta quasi seccando. Questo l'ho usato molto poco perché ho utilizzato tanto i due colori un po' più scuri della palette di Catrice. Questo l'ho completamente abbandonato, ho utilizzato una sola volta perché sto consumando il blush della palette di Catrice. Poi questa matita è
Questo rossetto messi una volta, quindi non vi faccio vedere l'avanzamento del consumo perché praticamente è nullo. E queste due matite, allora la matita viola l'ho utilizzata una sola volta e la matita viola e grigia non l'ho proprio utilizzata. E basta, girly, questo è l'aggiornamento sugli interminabili di maggio. Siamo a maggio, sì, vabbè. Questo è l'aggiornamento, l'avete visto il maggio scorso. Questo è l'aggiornamento sul video sugli interminabili di giugno. Ci rivediamo con questo video a fine luglio e spero di farvi vedere almeno un paio di cialde di una delle due palette terminate e molte matite consumate. E basta ragazze, ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere se questo genere di video vi continua a piacere, fatemi sapere se vi ha aiutato in qualche modo a declatterizzare anche il vostro make up. E ci vediamo al prossimo video, un mini baci baci!